Gesta. Io devo stare fermo a guardare il muro, io devo raccontare le mie cose al muro, non al mondo per di là. Tape 6, check 2. Operatore, cameraman, scambisti, venite con me. Qui siamo in un film o documentario che non si sa cosa sia e abbiamo un regista che è sempre lì con questa piccola macchina digitale. Dà un po' fastidio in generale, uno che ti sta sempre addosso così. E io sono qua chiamato a parlare perché sembra che sia l'unica cosa che so fare. Bene, passiamo a passare questo signore. Mi sono sempre chiesto perché, in quell'occasione, Gianni Celati ci chiamò scambisti. Però non glielo chiesi allora, né mai più, perché era una cosa giusta da dire. O meglio, era una cosa che lui poteva dire, seguendo un filo suo, invisibile ai più, come ha sempre fatto nel raccontare le sue storie. E io, dall'imprevedibilità delle storie di Celati e dal suo modo di raccontarle, sono sempre rimasto affascinato. Perché non si tratta di un'imprevedibilità caratteriale, è una strategia narrativa fatta di letture, di esperienza di vita e di una logica strizzata fino a rovesciarsi nel suo contrario. Ci sono quelli che scrivono i romanzi per riraccontare il passato e dicono la signora entrò alle 5, in quel momento il fattore le disse eccetera eccetera. Ecco, quelle lì sono le cose più tremende che ci sono al mondo, è proprio, ti fanno, non si riesce neanche a immaginare più niente. Ci sono delle storie che valgono solo per quello che non è immaginabile. Le storie valgono di più se c'è tutto un non immaginabile che sta dietro le parole e le cose. Perché credo che sia quello il regno dei narratori, quello che non è immaginabile, quello che uno non ti può far vedere. Nello scrivere delle cose del genere, a partire da questo punto di vista, comincia a sentire un'altra storia, il contrario, e cioè che l'inimmaginabile è dappertutto intorno a noi. Non credo per niente a quelle cose che la gente che si chiamano testimonianze e non credo per niente alle memorie ufficiali e non credo all'identità locale, la lascio per degli altri e non credo all'appartenenza a un territorio, come se dopo si diventasse testimoni autorizzati, proprietari di un luogo. Tutto questo è proprio, mi sembra, il contrario dell'idea del lavoro del narrare, che deve essere un lavoro al contrario di qualcuno che proprio non ha niente in pugno, è completamente disarmato. Ti posso suggerire qualcosa che l'inimmaginabile che è intorno a te. Guardo lì, se non se c'è lo stato d'animo, ma se non c'è lo stato d'animo di guardare lì, non guardo. Io sono un puro melanconico ferrarese che appena vede un po' di desolazione si illumina d'immenso, come diceva quel poeta. Invece l'allegria mi dà sempre un po' fastidio. Quella della televisione, per esempio, mi fa venire la nausea. Quelli che sono tutti allegri. Appena uno vedo uno così allegro alla televisione, mi viene proprio il fatto della nausea, dire cosa ci sto a fare al mondo. Eppure, io i libri di Gianni Celati li amo perché mi fanno stare bene e mi mettono una strana euforia. È uno stare bene che ha a che fare con una migliore comprensione del mondo. Il senso che leggendo, uno capisce meglio cosa ci sta a fare qui. Per essere più precisi, come stiamo qui, giorno per giorno, incontro dopo incontro. Dirò di più, alla fine di ogni racconto di Celati provo un senso di liberazione, una liberazione immune dai grandi sentimenti come l'amore, la passione, lo sdegno civile o roba del genere. Non viene mica in mente di cambiare il mondo ascoltando una delle sue storie. No, piuttosto è come se montassi su una mongolfiera e mi alzassi in aria, alleggerito da tutto.
e da là in cima le cose si vedono molto meglio. Finito, eh? Oh, basta! Dallo stop. Stop!